Ci voleva lo sciopero della fame del sindaco di Mister Bianco Nino Di Guardo e dei comitati civici Nodiscarica discarica sempre di Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia per far intervenire il presidente della regione Rosario Crocetta, che proprio ieri durante il doppio corteo radunato in piazza Umberto e Giovanni XXIII ha fatto pervenire un telegramma con il quale ha convocato il sindaco Mister Bianchese di Motta Sant'Anastasia e i comitati Nodiscarica per un incontro a Palazzo d'Orléans a Palermo per giovedì prossimo alle 16. Si tenta dunque la via del dialogo, interlocuzione istituzionale autorevole che si era stata quello che quindi è stato sospeso. Tizia che va di pari passo con l'altra pervenuta pure in serata. Dell'avvenuto sta bene del ministro dell'Ambiente Galletti al piano di gestione speciale dei rifiuti da parte della regione che non avrebbe potuto prorogare le autorizzazioni all'operatività delle discariche rimaste chiuse ieri dopo la scadenza del 6. Ieri sera, prima dell'inatteso telegramma del presidente della regione, si era passata ad un'altra iniziativa pacifica, due cortei appunto che si dovevano incontrare proprio di fronte alla discarica Oikos con tantissime fiaccole accese. Si è trattata di una protesta senza bandiera né tantomeno partiti, tranne qualche associazione ambientalista. Anche la CGIL di Catania ha partecipato con una propria delegazione. Ora si aprono prospettive di dialogo tra le due comunità di Mister Bianco e Motta e il presidente della regione, ripetutamente contestato per le sue continue ordinanze di proroga di discariche giudicate illegali e nocive.